Ragazzuoli, prima che cominci il video, fatemi sapere qua sotto nei commenti se bello ricordavate questo Monaco. E vai con il video. Vai. E ciao a tutti ragazzi, sono Lucared. Dopo aver fatto l'Italia, vedremo che fine hanno fatto i giocatori del Monaco che arrivò, udite, udite, vi leggo tutto, vinse la Liga 1, arrivò in semifinale di Champions League eliminata dalla Juve, arrivò in semifinale di Coppa di Francia eliminata dal Paris Saint-Germain e arrivò in finale di Coppa di Lega francese pe persa contro il Paris Saint-Germain. Partiamo dall'allenatore, che era Shardim, aveva 41 anni, adesso ne ha 47, quindi 6 anni fa questo Monaco, ragazzi, 6 anni fa, incredibile. Attualmente come allenatore è svincolato. C'era Subasic che giocava al Tolosa, cioè gioca al Tolosa, e aveva 31 anni e adesso ne ha 37. C'era Morgan De Santis, che appunto, come sapete, si è ritirato. Aveva 39 anni, adesso ne ha 44. Ed è un manager. Fino a poche settimane fa era un manager della Roma e adesso è svincolato. Seydou Sy, che adesso è svincolato, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Allora ecco perché su FIFA me lo ritrovo sempre come portiere svincolato. Cresce pure tanto su FIFA. Badiashile, che ora gioca all'Inter de Madrid, quindi penso in America. Aveva 18 anni e adesso ne ha 24. Poi c'era Camille Glick, che ora gioca al Benevento, aveva 28 anni e adesso ne ha 34. Emerson, che ora gioca al Metz, aveva 23 anni e adesso ne ha 29. Tisserand, che ora gioca al Fenerbahce, ne aveva 23 e adesso ne ha 29. Raggi, che si è ritirato, aveva 32 anni, adesso ne ha 37 ed è anche lui un manager svincolato. Almeida, che ora gioca al Royal Anversa, squadra di Raja Nainggolan, aveva 21 anni, adesso ne ha 27. Diarra, Holtem Athletic, aveva 21 anni, adesso ne ha 27. Mahé, Hussain Malo, ne aveva 19 e adesso ne ha 25. Dabilla, RFC Seraing, ne aveva 19 e adesso ne ha 25 pure lui. Mendy, ora gioca al Manchester City, aveva 21 anni e adesso ne ha 27. Poi c'era George, che ora gioca al Palmeiras, aveva 20 anni e adesso ne ha 26. Helderson, che si è ritirato, aveva 28 anni, adesso ne ha 34 ed è anche lui un manager svincolato. Diallo, che ora gioca al Paris Saint-Germain, aveva 20 anni e adesso ne ha 26. Poi Sidibé, che è ancora lì al Monaco, aveva 23 anni e adesso ne ha 29. Touré, che gioca al Francoforte, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Winda, gioca al Lusic Créteil, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Fabinho, che ora gioca a Liverpool, aveva 22 anni, adesso ne ha 28. Bakayoko, gioca al Milan, aveva 21 anni, adesso ne ha 27. Ndoram, che gioca al Metz, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Metsique, gioca al Châteauroux, aveva 21 anni, adesso ne ha 27. Puyumba, gioca al Guingamp, aveva 19 anni, adesso ne ha 25. João Moutinho, al Wolverhampton gioca, aveva 29 anni e adesso ne ha 35. Traoré, all'Hatayspor, aveva 21 anni e adesso ne ha 27. Ait Bendasser, gioca all'Adanaspor, aveva 19 anni e adesso ne ha 25. Gil Dias, ex Fiorentina, pure. Purtroppo un'esperienza alla Fiorentina, è andato al Benfica, adesso ne ha, cioè ne aveva 19 e adesso ne ha 25. Bernardo Silva, Manchester City, aveva 21 anni, adesso ne ha 27.
Lemar gioca all'Atletico Madrid, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Brascilla gioca nell'Internazionale, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Beaulieu giocava all'Lusitanos, aveva 19 anni, adesso ne ha 25. Cavalheiro gioca al Fulham, aveva 22 anni, adesso ne ha 28. Saint-Maximin addirittura gioca al Newcastle, aveva 19 anni, adesso ne ha 25. Aduzuana gioca al Dunajská Streda in Slovacchia o Slovenia, non mi ricordo. Aveva 19 anni, adesso ne ha 25. Thiard al Thonon Hevian aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Bongiovanni è svincolato, aveva 16 anni, adesso ne ha 26. Ronin Lopez gioca all'Olympiakos, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Dirar era svincolato, cioè è svincolato, aveva 30 anni, adesso ne ha 36. Poi vabbè ragazzi, Kylian Mbappé gioca al Paris Saint-Germain, aveva 17 anni, adesso ne ha 23. Ok sì, ho fatto bene i conti allora quando ho scritto il tempo. Falcao gioca attualmente al Rayo Vallecano, aveva 30 anni, adesso ne ha 36. Germain Montpellier aveva 26 anni, adesso ne ha 32. Carillo all'Elche aveva 26 anni, adesso ne ha 31. Jean gioca al Lens, aveva 20 anni, adesso ne ha 26. Un altro trore gioca al Barzim, 25 anni, adesso ne ha 31. Shaibi Tonon Evian aveva 19 anni, adesso ne ha 25. Cardona Stade Brestois, 18 anni, adesso ne ha 24. Vi vado a leggere la formazione titolare, qual era? Subasic in porta, comunque 4-2-3-1. Difesa Mendy, Glick, Raggi, Sidibé, Bakayoko, Fabinho davanti alla difesa con Lemar, João Moutinho e Bernardo Silva, e in attacco punta centrale Mbappé. E che dire ragazzi, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao ragazzi!